Come anticipato solo qualche istante fa, ci ritroviamo in diretta per parlare di una bellissima iniziativa a cura di CBM Italia, l'organizzazione umanitaria che si preoccupa di fare prevenzione e cura della cecità. Abbiamo in collegamento con noi il direttore Massimo Maggio. Buongiorno direttore, ben trovato. Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti i telespettatori e telespettatrici. Grazie davvero per questo invito. Siamo noi grati a tutti quanti voi, a lei in particolare, perché ci dedicherà del tempo stamattina per raccontarci quanto di bello ed importante portate avanti con il vostro progetto. Ecco, se volessimo aprire così, potrebbe raccontarci cos'è, come nasce, perché c'è CBM Italia. Sì, beh, CBM Italia è un'organizzazione internazionale impegnata nella salute, nell'educazione, nel lavoro, nei diritti delle persone con disabilità, laddove c'è più bisogno, nel mondo e in Italia. Facciamo parte di una famiglia internazionale che nasce nel 1908 e fin dall'inizio, quindi siamo vecchietti, fin dal 1908 nasce dall'intuizione di un pastore protestante che in quel momento si trovava in Turchia e ha cominciato ad accogliere bambini ciechi, orfani, ciechi, sordi, e lì parte il nostro primo inizio, l'inizio proprio di stare vicino e stare a fianco delle persone con disabilità, in particolare disabilità visiva, e poi ci siamo aperti a tutte le altre disabilità. Però certamente il nostro focus è soprattutto la cecità, quindi le disabilità visive. Ecco perché abbiamo fatto questo intervento importante, uno dei tanti interventi che facciamo, un grande intervento importante proprio in Kampala con il mio ospite. Capitale dell'Uganda, Kampala, vi vede protagonisti. Ecco, abbiamo anche una immagine, della cartina geografica che ci restituisce con esattezza dove siamo, meraviglioso continente africano, in Uganda, appunto, dove, grazie al vostro impegno, sta nascendo la prima banca della cornea dell'Uganda, appunto. Sì, questa prima banca corneale che sta nascendo soprattutto all'interno di una nuova struttura. Io ci tengo molto a dirlo questo. Una nuova struttura che abbiamo inaugurato, ecco, ci sono le immagini di repertorio. Una prima struttura che abbiamo, una struttura che abbiamo inaugurato lo scorso 24 aprile. È una struttura molto importante, una struttura molto importante perché serve, passatemi questo termine, è di supporto a tanti pazienti che vengono dall'Uganda, ma non solo da Uganda, anche dai paesi limitrofi. Perché? Perché il Mengo Hospital, e oggi con questa nuova struttura ancora di più, il Mengo Hospital è punto di riferimento appunto per l'Uganda e per i paesi limitrofi. Punto di riferimento e anche punto di eccellenza. Io ci tengo a dirla questa cosa, perché è importante per noi offrire delle cure di qualità anche laddove magari si dice ma no, basta intervenire. No, bisogna intervenire con cure di qualità. Allora, questa nuova struttura che ci ha impegnato moltissimo per alcuni anni, questa nuova struttura presenta e si aggiunge a quella vecchia. Si presenta con quattro sale operatorie che permetteranno di operare quattro volte in più rispetto a quella di prima, perché prima c'era una sola sala operatoria. Quindi l'idea e il progetto è quella di offrire cure di qualità a oltre 100.000 persone all'anno. All'interno di questa struttura sta nascendo meglio, perché si è già avanti con i lavori, la prima banca corneale. La prima banca corneale perché è importante nel paese e perché è importante nei paesi limitrofi? È importante perché è la seconda causa di cecità nel paese. La prima è la cataratta, un po' come dappertutto. La seconda è proprio i problemi corneali. I problemi corneali che vengono risolti tipicamente con un trapianto di cornea e che nascono proprio dal fatto che ci possono essere delle infezioni, ci possono essere dei traumi che in quei paesi sono molto frequenti. Ecco. Quindi l'importanza di una banca corneale è veramente strategico nell'offrire un servizio, e mi ripeto ancora una volta, un servizio di qualità a tutti coloro che possono accedere a questo centro.
persone che magari possono permettersi di spendere per delle visite o per degli interventi, persone che non possono permettersi e quindi si interviene per essere comunque vicino anche alle persone più bisognose. Grazie direttore, del resto le immagini ci restituiscono appunto una realizzazione di una infrastruttura importante, per cui, come stavamo ascoltando, non solo cura di qualità, ma si riusciranno a curare appunto più persone. Sì, riusciranno a curare molte più persone che, l'ho ripetuto 3 volte, ma ci tengo particolarmente, che non vengono solamente dall'Uganda, ma vengono anche dai paesi limitrofi. Uno di questi è il Sud Sudan, ad esempio, è un paese che sappiamo che vive in una grande difficoltà, la Repubblica Democratica del Congo, il Ruanda, il Kenya. E diventa punto di riferimento anche perché a noi piace lavorare in sintonia con tutti i centri che noi cerchiamo di sviluppare, anche con un altro ospedale che ho visitato proprio nei giorni scorsi, che si chiama Ruara Hospital, ed è l'unico ospedale, sempre dell'Uganda, ma anche dei paesi limitrofi, che interviene per curare il retinoblastoma. Il retinoblastoma è il tumore dell'occhio dei bambini che colpisce i bambini fino a 3 anni. È un tumore devastante perché porta alla morte. E porta alla morte, però, in Italia, nei paesi ricchi, chiamiamoli così, circa il 96% dei pazienti trova cura e quindi no, non porta al decesso. Ecco, in quei paesi, nel paese in Uganda, 4 bambini su 10 invece sono destinati alla morte. Bene, noi vi invitiamo quindi ad approfondire il tema e a seguire le attività benefiche di CBM Italia, magari anche collegandovi sul loro sito ufficiale, dove sicuramente si possono reperire queste ed altre informazioni. Direttore, le ruberei giusto qualche altro secondo. Mi pare, se non ho visto male, di scorgerla in alcune delle foto che abbiamo visto mentre stavamo chiacchierando. Del resto lei stesso diceva che non molto tempo fa è stato appunto da quelle parti. Ecco, volevo chiederle se nel corso degli anni comunque, ecco, ha notato dei miglioramenti non solo infrastrutturali nel continente africano, ma proprio anche magari di mentalità, una mentalità che possa favorire lo sviluppo di quelle popolazioni. Sì, indubbiamente c'è stato un grande miglioramento in tutti questi anni, però devo dire che il Covid, la crisi climatica che colpisce questi paesi, il famoso climate change che colpisce anche noi, lo vediamo in questi giorni, non so, io sono a Milano, un giorno è bellissimo, un giorno è bruttissimo, un giorno piove in maniera quasi monsonica, un giorno c'è un sole che spacca le pietre, e anche la crisi legata al conflitto in Ucraina. Ecco, tutte queste 3 componenti negli ultimi anni hanno comportato un problema significativo, soprattutto in termini di povertà. Ecco, io ho visto negli ultimi anni, un po' proprio post-Covid e post queste altre 2 componenti, ho visto delle problematiche legate soprattutto alla povertà delle persone, significativo. Devo dire che in questo ultimo viaggio che ho fatto proprio la scorsa settimana, vedo una rinascita soprattutto in questo paese che è l'Uganda, quindi c'è sempre da sperare sempre che questo paese, che questo continente fantastico possa crescere, possa garantire qualità, anche cure di qualità, come cerchiamo di dare noi a tutti gli abitanti. Ecco, la ringrazio perché in quest'ultimo passaggio abbiamo detto cose non meno importanti delle precedenti e perché, ecco, mi danno l'opportunità di ricordare che fare una buona azione, fare una donazione appunto non crea soltanto un effetto diretto verso
la persona oggetto di determinate cure, ma innesca tutto un processo virtuoso di buone pratiche che creano lavoro, incentivano la professionalità, insomma, creano un contesto sociale che ha un maggior respiro e quindi ecco, quando si costruiscono le strutture vengono impiegati operai, ditte edili, ingegneri, quando si realizzano strutture sanitarie, dottori, infermieri, quindi quel chicco di seme che tante volte viene gettato poi permette una fioritura importante a livello umano e sociale. Grazie direttore Massimo Maggio di CBM Italia, io mi auguro di poterla ritrovare anche in futuro per andare a seguire, ecco, Grazie. i progetti belli e importanti che state portando avanti. Grazie, un saluto davvero a tutte e a tutti e grazie ancora. Buon lavoro a te, buon lavoro a voi e quindi arrivederci a presto. Noi ci fermiamo soltanto per qualche istante, ma ci ritroviamo subito dopo la pubblicità.